Mario Bernardo ha scritto un po' tutto, un diario, si può dire, quasi giorno per giorno, del viaggio con Pasolini in giro per l'Italia quando realizzò Comici d'amore. È stato un partigiano, dal primo giorno fino all'ultimo ha operato sul Monte Grappa. Un combattente per la cultura, ma un combattente anche per la libertà del nostro paese. Laggio Cellini era un film che a me emozionava. Pasolini non era un essere scorretto, mentre è stato sempre presentato come un essere scorretto. Sono andato alle armi, in artiglieria alpina. Avevo capito che per salvarsi bisogna sapere, perché se non si sa non puoi salvarti. Ma mi sono messo a studiare fortemente i mezzi per fare la guerra. I corsi di effetti speciali, cioè sabotaggio. Praticamente sono un terrorista, io. Capito? Erano degli effetti speciali anche quelli. L'8 settembre c'è stata la rottura, io già ero preparato, allora ero in Piemonte, che era un terreno abbastanza buono, perché il Piemonte non è mai stato fascista spaccato. Ha sempre avuto una certa autonomia. Alla fine cercavano di fare un reparto speciale per contrastare i tedeschi che stavano scendendo dal Brennero. Mi conoscevano già, pur vedendomi come una specie di anarcoide, così, che però non dava fastidio perché in compenso potevi fare le cose. Prima cosa mi hanno mandato a ripulire le mine, che è un brutto lavoro, vi garantisco, specialmente con gli italiani che non avevano, sì, avevano dei congegni come i cercamine magnetici, eccetera, ma erano tutte alla direzione, nelle cose per esperimenti, eccetera, e al fronte non c'era niente, capito? E allora avevano inventato delle baionette di carabina, che erano di quelle rotonde con la pallina intanto, e allora ti davano queste cose, tu andavi e piano piano entravi finché sentivi che non poteva più andare giù la cosa. Allora se t'andava bene, pulivi e ti veniva fuori la mina. Io ero sottotenente e non mi avevano promosso perché avevo due o tre punizioni per antipatriottismo, non antifascismo perché ero già stato buttato fuori. Insomma, alla fine mi hanno accettato perché non c'erano ufficiali capaci di fare queste cose, ignoranti. Ma indubbiamente ho accettato di fare non quello che volevano loro, quello che volevo io. E siamo andati in Alto Adige. Un giorno un soldato ha sparato, ha ferito l'altro, e con questa scusa hanno disarmato tutta la divisione nostra. E facevamo continue esercitazioni.
Allora, in queste esercitazioni dovevano darsi le armi per forza. Allora io cercavo di consumarne poche e le altre andavano a finire dentro una tenda e rimanevano là. E io a un certo punto ho distrutto l'osservatorio, sono andato giù, ho riunito i soldati che erano ormai miei, capito? E gli ho chiesto chi voleva seguirmi. E su 130, 64 mi hanno seguito. Allora li ho armati, poi ho distrutto il campo e siamo partiti. Questo l'8 settembre. Io sapevo come i tedeschi segnalavano la cosa, difatti loro hanno segnalato a Nocero prima un razzo rosso, poi un razzo verde e da allora hanno cominciato a combattere. E siccome la maggioranza erano piemontesi, hanno deciso di andare in Piemonte. Il partigiano prima di tutto deve conoscere i luoghi e in secondo luogo deve avere l'appoggio della popolazione se non muore. Ho detto guardate, io vado nel Veneto. Sono andato a Venezia, sono andato nelle caserme dove preparavano i marinai, ne ho portato via un gruppo e sono andato sul Monte Grappa. Prima sono partito da zero perché i gradi dei partigiani non sono gradi di carica, sono gradi di responsabilità. Se tu cambi, torni, io ero nei garibaldini, torni garibaldino semplice e poi devi rifare la strada. Questa credo che sia una cosa molto buona. C'era una scuola di istruzione per l'SS vicino a un paese, Possagno, che era dentro nel massiccio del Grappa. E questi erano stati forniti di armamento molto nuovo e a me è venuto voglia di riuscire ad avere di queste armi che erano molto pratiche, oltretutto così. Allora ho chiesto al comando il permesso e mi hanno detto sì sì vai e ho scelto dei compagni così. Siamo andati e ci siamo nascosti nel questo paese che si chiama Possagno, dove da una parte c'era la caserma dell'SS e dall'altra c'era il cinema. Allora io ho pensato che la domenica andavano al cinema, come infatti. A un certo punto è venuto uno, io l'ho visto che arrivava, sono saltato fuori e gli ho dato il mano in alto perché non c'era scopo di ucciderlo prima di aver avuto l'arma. E insomma, questo invece ha sparato subito. Non mi ha fatto gran male, ma insomma mi ha dato fastidio e soprattutto ha risvegliato tutti gli SS, no? E siamo ritornati al nostro comando Garibaldi. Due erano rimasti prigionieri e abbiamo avuto paura, perché guardate, la paura l'hanno tutti, non è vero che non c'è la paura. Gli eroi, io non ci ho mai creduto, capito? E se no siamo tutti eroi. Ma la paura c'è, l'importante è impedire che questa paura ti limiti nelle tue attività che sono quelle di attaccare. Poi è venuto il capo del reparto che era nella zona là dove avevamo attaccato e ha chiesto ai nostri comandanti di punire quelli che erano andati. Punito a me solo, che ero il comandante, e mi hanno trasferito dall'altra parte del Grappa, cioè sulla Valsugana. Questo mi ha fatto molto piacere perché sulla Valsugana passavano le tradotte tedesche. Di giorno andavano dentro nelle gallerie e arrivavano dall'altra parte per andare verso il fronte. E di notte si chiudevano, stavano fermi in galleria, così si salvavano. Però avevamo due
punti dove potevamo prendere la posizione favorevole, perché c'era tutte le coste della montagna, e i reparti che entravano. E là mi sono divertito abbastanza, ma abbiamo fatto delle belle cose. Gli inglesi e gli americani col cavolo che andavano d'accordo, perché gli americani volevano diventare quelli che poi sono. Gli inglesi erano molto schematici, precisi, eccetera, ma non avevano l'agilità politica che avevano gli americani, che erano, in parole povere, più furbi. Allora, a un certo punto, gli inglesi hanno pensato di eseguire una manovra che poi invece hanno fatto gli americani nel giorno della liberazione, no? Cioè fare una corsa fino al Garda e dal Garda entrare verso il Brennero e conquistare il Brennero. Hanno deciso di creare due movimenti partigiani, uno sul Grappa e uno sugli altipiani d'Asiago, che sono di fronte, e questo avrebbe dovuto creare un nervo che partiva verso Trento, occupava Trento, faceva delle teste di ponte a Trento e poi marciava verso il Brennero, e l'idea era bella. Allora abbiamo fatto una riunione e tutti dicevano che bisognava andare sulle montagne del Piemonte, eccetera, eccetera, che io conoscevo poco. Allora io li ho accompagnati e poi sono tornato indietro e sono andato a Venezia. Insomma, ho fatto Capodanno là, ecco, ho fatto Capodanno, poi è venuto questo attacco, abbiamo perso dei compagni, eccetera, e tutti hanno abbandonato e io non sapevo dove andare perché non conoscevo nessuno, cominciava a venire l'inverno e sono andato subito al centro locomotive, dove c'era un reparto clandestino che come mestiere faceva, quando c'era una bella locomotiva che la prendevano, la smontavano, la seppellivano, in maniera che c'era, capito, queste cose. Siccome poi avevo un po' di conoscenze tecniche, sono riuscito a organizzarmi bene e sono stato là un periodo. Dopo un certo punto c'erano le liste di leva che avevano rifatto i carabinieri per la marina. Molti di questi, tra l'altro anche un mio cugino, volevano scappare. E allora io ai miei compagni ferrovieri ho detto: guardate, io qui mi sento inutile, preferisco andare via, ma prima di andare via voglio portare via anche degli altri. Difatti mi hanno accontentato, abbiamo trovato sei che sono venuti. Allora mi sono vestito d'ufficiale, sono andato dentro e mi sono fatti liberare con delle scuse, eccetera, una domenica. Allora abbiamo preso e siamo andati su, siamo andati col treno fino a un certo punto facendo finta di non conoscerci. Ecco, allora poi siamo scesi e abbiamo preso la salita del Grappa. Allora mi chiamavo Bela Kun, è il nome di un grande rivoluzionario. Eravamo proprio sopra alla Valsugana, la strada, e là
Mi hanno subito messo a capo di un reparto, eccetera. Mi hanno dato 25 uomini, di cui solo 8 erano armati e gli altri dovevano cercare le armi, che era un problema grosso. Allora io ho pensato, siccome conoscevo bene gli esplosivi, io mi sono fatto dare una quantità di esplosivi e contemporaneamente ho fatto raccogliere tutti i proiettili inesplosi dell'altra guerra, con i quali potevo agire e fare. Sul Grappa il reparto lo chiamavamo l'Internazionale e difatti quando noi cantavamo, perché si cantava moltissimo, bellissime canzoni che non esistono più. Il canto è molto importante, specialmente per un combattente, perché il combattente non è una persona contenta, allegra, non crediate. Il combattente è sempre un uomo molto triste, perché sa, specialmente nelle nostre formazioni, che se perde deve morire. E questo, sai, la morte è sempre presente. E non è una cosa da buttare via, capisci? A un certo punto io ho visto che la situazione stava peggiorando, intanto perché invece di avere della gente a piedi avevamo della gente motorizzata e essendo motorizzata aveva anche delle armi pesanti. Loro si sono schierati tutto attorno al massiccio perché c'erano più di 1000 partigiani e ce n'erano alcuni come tutti quelli delle formazioni bianche, eccetera, molto armati. E noi eravamo poco armati perché eravamo sempre messi indietro. Sai, i garibaldini hanno sempre avuto una vita difficile, sono dovuta creare facile per conto loro, capito? Per esempio, a noi avevano fatto a un reparto bianco, avevano fatto una settantina di prigionieri. E quasi tutti sono stati condannati a morte. Invece noi, per impegno, i garibaldini, siamo partiti, siamo andati al carcere, travestiti, facendo finta di trasportare dei prigionieri, ci hanno aperto, siamo entrati, abbiamo richiuso, abbiamo preso tutti i prigionieri e li abbiamo liberati e tutti questi prigionieri erano tutti bianchi e sono passati tutti in blocco alle Garibaldi con grande soddisfazione soprattutto dei garibaldini e poi là abbiamo chiuso nelle carceri senza ammazzare nessuno, uno abbiamo ammazzato che voleva alzare la testa, un tedesco, l'abbiamo ammazzato. Durante il rastrellamento i tedeschi continuavano a passare con delle cicogne che noi credevamo fossero gli aerei alleati che ci avevano promesso, che ci buttavano giù cannoni, carri armati, tutto quanto. Io non ci credevo perché sono maligno di natura, ma moltissimi e purtroppo molti comandanti ci credevano e sono rimasti fino alla fine e morti, perché c'è stato un numero di morti esagerato sul Monte Grappa. Avevano fatto questi cornoni attorno con armi pesanti, eccetera, eccetera. E poi continuavano a salire dal basso reparti. E loro salivano e si incrociavano e riscendevano. Risalivano e fino alla mattina dopo, quando prima di tutti c'era una camionetta tedesca che passava, si fermava dove c'erano gli impiccati, li bruciava con i lanciafiamme finché sparivano e poi andavano via per igiene,
questa gli dà l'idea degli angoli, dei tedeschi che per igiene. A un certo punto io sono andato da solo a fare, perché non avevo nessuno a mandare, una ricognizione. A un certo punto mi hanno sparato, ho capito che era meglio ritornare, sono ritornato e ho stabilito che non avevamo nessuna via d'uscita, eccetto una che era entrando nel massiccio. I manifestini dicevano: butta le armi, porta sto manifestino e consegnati, non avrai niente. Difatti buttavano le armi, avevano letto che i manifestini venivano impiccati subito. Era, guardate, un macello, non ho mai visto una cosa del genere. E invece io ho riunito questi qui e armati, siamo stati fortunati fino alla fine, una parte di noi almeno, perché è venuta la nebbia. Allora non individuavano più cose e con quella noi abbiamo, il mio reparto ha puntato verso l'altro lato del grappa, no? E là, una volta era nebbia, sentiamo parlare in tedesco, tutti per terra, era un reparto tedesco. Paura che venisse dalla nostra parte, invece sono andati di fianco, sono andati via, ma la paura l'ho ancora adesso. E così. E poi niente, incontravamo ogni tanto dei cadaveri, delle cose che in quelle situazioni ti fa impressione vedere un cadavere, perché vedi te stesso in una situazione postuma di poco tempo e fa molta impressione, perché tutti hanno paura, guardate, tutti hanno paura di morire, anch'io adesso. Non ho paura, so che morirò, ma mi dispiace. Io mi ricordo una volta un tedesco che avevamo fatto prigioniero, lo aveva fatto prigioniero un ragazzo di 15 anni. Abbiamo domandato se lui intendeva venire con noi, che era difficile per uno dell'SS, però poteva darsi. Allora lui ha detto: io ho giurato fedeltà al Terzo Reich e finché il Terzo Reich esisterà combatterò per lui. Allora abbiamo detto: ma sai cosa ti aspetta? Il ragazzino che l'aveva preso voleva sparare lui e noi non volevamo perché era troppo giovane, sai, la fucilazione è sempre una cosa terribile, sempre terribile, guarda, chiunque sia quello che viene fucilato, era sempre un uomo che moriva. E insomma a un certo punto sto ragazzo l'hanno accontentato, gli hanno dato il mitra. Lui ha puntato e ha sbagliato, perché ha due grilletti il mitra, lui ha schiacciato quello sbagliato e non è partito il colpo. Allora questo qui, questo tedesco, ha fatto un salto e gli ha preso il fucile. E noi, tutti pronti, e lui ha detto: nicht gut, soldat. Ha caricato e gli ha ridato il fucile. Non crediate che dopo la guerra fossimo in tanti, siamo subito stati pochi. E il nostro interesse ormai era inculturire la massa che era rimasta quello che era, no?
Abbiamo trovato una difficoltà enorme perché non avevamo intellettuali e alla gente devi spiegare anche i motivi. Se non è una cosa motivata, possono essere fedeli finché vuoi, hanno sempre dei dubbi per andare avanti. Avevamo sistemato tutti i posti del lavoro, eccetera, così avevamo creato le piazzole di polizia, era tutto a posto. Quando sono venuti su hanno sollevato il problema, tra l'altro c'era anche il padre di D'Alema, che era un galoppino anche lui, che dicevano che dovevamo abbandonare le posizioni di governo, dovevamo buttare le armi, eccetera, eccetera, invece noi non volevamo. Per cui quando è stato disarmato il pugno di ferro ci ha bloccati. Noi avevamo organizzato una polizia che funzionava benissimo. Dopo un po' di tempo l'hanno sostituita con i carabinieri che erano lì, che cercavano dove andare perché erano stati quasi tutti collaborazionisti. Allora non c'era più niente, che dopo la guerra la diaspora anche dei partigiani è stata enorme. Perché la verità era che i partigiani non potevano più mangiare. E se tu dicevi sono partigiano non potevi più lavorare. Anche i CLN famosi, eccetera, hanno contribuito a distruggere il movimento partigiano. Erano arrivate decine di galoppini dal sud che venivano con autorità perché loro avevano la democrazia, noi ancora non l'avevamo. E invece i nostri collaboratori era gente che aveva rischiato la vita per la democrazia, capisci la differenza, no? Che questi qui diventarono padroni e gli alleati naturalmente appoggiavano loro. Non sono stato mandato via dalla polizia, sono andato via dalla polizia perché mi hanno buttato giù da un burrone di 60 metri. E era stata probabilmente qualcuno della polizia, in quanto io avevo scoperto che Bertolini, il Gauleiter del Trentino, aveva compiuto diversi delitti, in questo senso, e soprattutto come comandante del CST. Quando io sono andato al CLN, il presidente era il cognato di De Gasperi e io ho detto vabbè, intanto l'arrestiamo e poi vedremo, ma loro non volevano arrestarlo perché se no cascava l'asino, perché sapevano benissimo com'era la situazione. E allora io stavo tranquillo, il giorno dopo saremmo andati a arrestarlo e vado in caserma e mi viene incontro uno e mi dicono che a Pedescala, che è un paese del Vicentino, la polizia partigiana aveva arrestato la popolazione perché avevano rubato delle cose, che noi dovevamo intervenire immediatamente. Si è saputo che non c'era niente, no? Non si trovavano gli autisti, però là c'erano dei personaggi che circolavano sempre attorno al comando di polizia, che uno dei quali si è offerto per portare la macchina. Questo io sapevo che era un agente degli americani, però allora gli americani erano alleati, eccetera, eccetera, e io gli ordini li prendevo dagli americani. La memoria è stata cancellata della gente che era al governo in nome della liberazione, eccetera, eccetera. Hai capito? Perché purtroppo il nostro paese è pieno di mafie e le mafie più terribili sono quelle che non si fanno riconoscere. Poi noi credevamo che gli americani fossero dei libertari. Questa ignoranza nostra, perché li vedevamo quando arrivavano tutti eleganti, eccetera, invece dietro c'era quel po' di pasta che c'era, capisci? E soprattutto il tradimento delle sinistre che non volevano i partigiani perché i partigiani avevano una forza reale e potevano sovrastare a loro. A un certo punto
questi partigiani che per necessità di cose, di vita, continuavano a essere su un piano di rigore delle cose, a un certo punto gli dava fastidio e allora si sono rivolti ai carabinieri e hanno rovinato tutto. Capite, gli avversari sono intelligenti, non sono dei cretini. Siamo sempre noi i cretini che dobbiamo rompere, capito? Con la luna non si prende. Chi te l'ha detto? Perché? Perché si ammusa e bisogna aspettare l'alta marea. E che è sta alta marea? Alla liberazione, non io, noi, insomma, abbiamo creato il Fronte Nuovo delle Arti, che purtroppo è stata una delle prime cose distrutte da Togliatti, rompendo l'unità che avevamo fatto di tutti gli artisti, astratti, figurativi, tutto quello che si voleva, però nell'interno si doveva essere per la liberazione, per tutto quello che poteva rinnovare il nostro paese, e credo fosse una cosa bellissima e funzionava bene. Quando Togliatti è uscito col famoso su Rinascita, attaccando ferocemente la presenza degli astratti, di questi e quelli, e ha creato la rottura. Poi quando rompi non aggiusti più, perché sono cose talmente fragili che non si possono chiudere. Ora non lo so, io sono un prigioniero del sogno. E davano l'impossibilità di un'unione, eccetera. Naturalmente c'erano gli altri che hanno buttato fuori, è venuto il neorealismo in pittura che faceva pena. Proprio io in cinema ero un neorealista, ma in pittura no. In cinema abbiamo fatto qualcosa, ma in fondo se voi pensate che gli unici quadri veramente neorealisti sono Roma città aperta, Paisà e Germania anno zero, sempre di Rossellini. E poi c'è stato, mi pare, I bambini ci guardano di De Sica, che è stata una rottura sulla monotonia del sistema, capito? Perché lo scopo è rovinare il sistema, romperlo. È inutile pensare di portarlo via e sostituirlo, intanto bisogna romperlo. E quando è rotto il sistema tu puoi continuare, è come quando scavi una buca, no? E se continui a sfondare arrivi al centro della terra. È vero che non si deve usare la forza, ma sa, certe cose bisogna usare la forza, è inutile farsi illusioni. Voi non avete idea che cos'era, anche se non eravamo pagati, il lavoro nel dopoguerra. C'era sempre, non si dormiva più, non si aveva più, sempre nella speranza di riuscire a quello che siamo falliti. Quando ho incontrato Pasolini ero già avanti nel cinema. Pasolini era venuto a Roma con la madre, eccetera, sì. Si era sistemato. Perché Roma era piena di artisti di tutto il mondo, no? Dopo guerra. Fellini, dopo che ha fatto La dolce vita, Rizzoli gli ha messo in testa un capitale. E così Fellini ha fatto la Federiz, una società. E veri caso, il primo che hanno chiamato sono stato io. Allora, in quell'epoca, Pasolini ha tentato anche lui con Fellini. E Fellini gli ha messo un operatore di quelli zizi che fanno le cose con serietà, eccetera, e che non andava bene con Pasolini. Allora a un certo punto, riunione, e Fellini ha detto: qua è un disastro. Pasolini, che era timido, era zitto,
ha domandato come, no, è un disastro, dice, perché tu non sei tagliato per fare il cinema, continua a scrivere le poesie che sei molto bravo, e l'ha buttato fuori, capito? Finché lui ha trovato questo Bini e ha cominciato a praticare nell'ambiente, e gli ha detto tentiamo un film, fatto con pochi soldi naturalmente, eccetera, eccetera, perché Bini dalla parte non ne aveva, e hanno cominciato a girare e nessuno ci credeva. Aveva delle idee che forse non erano le sue idee, perché in quel gruppo di cineasti che c'erano, c'erano già in nuce queste spinte che erano andate anche dai movimenti e anche dal movimento partigiano che c'era stato dietro, capisci? Quindi lui ha conosciuto, perché poi ha avuto il fratello morto in una situazione strana, lui si è comportato benissimo, perché io ho fatto per l'unità, ho fatto il resoconto del processo. Quando è stato l'interrogatorio di Pasolini, tutti si aspettavano che raccontasse gli orrori, e invece ha detto, signori e signore, dice, io ho poco da dirvi, ho da dirvi che questa è stata la guerra, perché questa è la guerra. È inutile, per non fare queste cose bisogna non fare la guerra. Alfredo Bini presenta l'assurdo dottor, l'umano dottor, il malo dottor, il dolce dottor. Nella storia uccellacci e uccellini raccontata da Pierpaolo Pasolini. Che morricone musico! Leggo queste cose che hai scritto tu. Vediamo. La sera della prima di Uccellacci e Uccellini, mi incontrai con il vecchio Totò, l'ultima volta. Mi salutò con effusione. Mi dispiace, disse, che non potrò apprezzare ciò che in effetti è stato il suo lavoro, il tuo lavoro. Si allontanò cieco guidato, caracollando sulle gambe ormai poco sicuro. Uccellacci e Uccellini, il fin capolavoro di Pasolini, forse più congeniale alla sua poesia di tutti gli altri e l'ultimo del genere, non ebbe grande successo di pubblico nei cinema né in Italia né all'estero. Iniziava a quel tempo il gran successo dei film della commedia all'italiana, dei polpettoni americani, per assopire il pubblico che ancora continuava a pensare. Quindi sprecato un discorso sull'uomo prevedendo il destino di poveri e di ricchi. Tu sei uno scrittore oltre che un direttore della fotografia. Sono un povero diavolo. Invece no, per un ricco morì e come paga il conto alla vita? Paga sì, ma la vita gli ha dato qualche cosa. Invece il poveraccio paga e dalla vita non ha avuto niente. Che fa il poveraccio? Passa da una morte all'altra morte. Amici, dove andate? Ma non gli ci vedrai con me? Non mi volete come compagno di strada, Ma chi? Ah papà, vedi chi era il corvo? Allora io penso questo, che il fascismo, il regime fascista, non è stato altro in conclusione
che un gruppo di criminali al potere. E questo gruppo di criminali al potere non ha potuto in realtà fare niente. Non è riuscito a incidere, nemmeno a scolfire lontanamente la realtà dell'Italia. Ora invece succede il contrario. Il regime è un regime democratico, eccetera, eccetera. Però quella acculturazione, quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere, il potere di oggi, cioè il potere della civiltà dei consumi, invece riesce a ottenere perfettamente. Il vero fascismo è proprio questo potere della civiltà dei consumi che sta distruggendo l'Italia. E questa cosa è avvenuta talmente rapidamente che in fondo non ce ne siamo resi conto. È avvenuto tutto in questi ultimi 5, 6, 7, 10 anni. È stata una specie di incubo in cui abbiamo visto l'Italia intorno a noi distruggersi, distruggere, parire, sparire. Adesso risvegliandoci forse da questo incubo e guardandoci intorno, ci accorgiamo che non c'è più niente da fare.